L'anno si chiude in piena seconda ondata di coronavirus, un evento imprevedibile, inaspettato, che infatti ha colto di sorpresa le istituzioni, che comprensibilmente non c'avevano una palla di vetro e non potevano prendere misure. D'altronde, prima dell'estate su Repubblica era uscita la notizia che c'era lo 0,003% di possibilità che un asteroide incocciasse con la Terra, e giustamente la valutazione dell'elite è stata: oh, 0,003 è tanto, che famo, mo passiamo tutta l'estate a studiare misure anticontagio e magari a settembre schioppiamo tutti come dinosauri. Ma che te sei in culo? Ma che c'ho scritto Dilophosaurus in fronte? Io vado a Parma de Mallorca, metti che è l'ultimo anno. Purtroppo però l'asteroide ne è cascato e mo stiamo qua. E un sacco di gente dice: fai un video perché stiamo di nuovo in lockdown e non potevo uscire. Ah raga, ma come fate a dire la stessa cosa? Porco due, a marzo ci stavano i squadroni dei pizzardoni della morte che rastrellavano i quartieri, l'occhio dei Sauron che ti scrutava per essere sicuro che stavi andando a fare la spesa e poi tornavi a casa, le macchine del Terminator che in caso te stanavano e dopo che ti avevano catturato te consegnavano a Barbara D'Urso che mandava le esecuzioni dei runner tutti i pomeriggi su Rete4. Ma uno fa come cazzo gli pare. Praticamente se te fermano c'è 48 milioni di risposte valide per giustificare che sta in giro. Sta andando da mamma, da nonna, da zia, devo andare a trovare il cane di uno che ho conosciuto in Salento nel 94 alla festa della pizzica, o vale tutto. Praticamente l'unico modo per farsi beve è che sei te che fermi la guardia per strada, pretendi di essere controllato, poi gli dici che stai proprio andando apposta a Pier Covid, una mucchiata satanica dentro una RSA e c'è il bagagliaio pieno di pipistrelli crudi per farci il sushi per l'impresso. O dico che non vi si bevono per Covid, per tutte le altre cose uguale a prima. Lo specifico perché sennò c'è il terrore che domani uno va a saccheggiare Media World e poi ci rimane male quando se lo ciucciano e dice: ah, ma c'era un cartone su internet che diceva che si poteva. Ecco, no. Nel complesso non vorrei far torto a nessuno, ma a me pare che non siamo proprio usciti migliorati come popolo. L'unica cosa di cui si parla è sempre e soltanto: oh, devono chiudere tutto, oppure queste merde mo ci richiudono, oppure hanno aperto le gabbie, mo sicuro tra una settimana richiudono. Praticamente è sempre la stessa frase in un loop infinito, ma se seconda dell'intonazione uno deve interpretare se è un auspicio, una previsione, una maledizione. Ma poi la stessa persona di solito cambia declinazione a seconda della giornata, se sta a guardare l'arti oppure se sta a fare i cazzi sua. Ma tanto è un discorso che sta dentro un impasse, perché stiamo con 500 morti al giorno, dimo che toccherebbe chiudere tutto, ma non si può fare perché sennò la gente crepa di fame. E tu pensi: ma infatti toccherebbe dargli i soldi per non farli crepa di fame. Ma giustamente un altro dice: ma i soldi non ci stanno, ma che gli vuoi da? A un certo punto Giove è entrato in Plutone ed è successa una di quelle cose matte che capitano una volta ogni 543 anni, che alza la marea, i cani impazziscono e uno per 48 ore ha detto: guarda, potremmo tassare lo 0,2% a chi c'ha più di mezzo milione di euro, così troviamo i soldi. Oh no, il 2% che è poco, ma lo 0,2 che è inesistente, cioè su sto grafico lo vedi proprio non c'è, sta, è sta linetta qua che manco si vede. Comunque quello 0,2% è sufficiente per scatenare 48 ore di vogliono mettere le mani nelle tasche dei piccoli risparmiatori. Ma piccoli risparmiatori che cazzo? So, è il conte Dracula che ha messo da parte la paghetta per 400 anni che arrivava a 1 milione di euro. Però mi rendo conto che è molto scorretto da parte mia non dare voce a un contraddittorio su un tema che comunque è delicato e divisivo. Quindi ho raccolto la testimonianza di un piccolo risparmiatore, il Drago Smaug del Signore degli Anelli. Vabbè, ma se uno dice 1 milione di euro sembra tanto, ma poi in concreto non te credi, uno sfora facile. È sfora facile sì, se ti fai bagno dentro una vasca gigante scavata dentro una montagna con dentro tutto l'oro dei nani, o sfori sì il 1 milione di euro. Sì, ma pure su sta montagna io già ce lo pago l'IMU, alla fine beato chi c'è un cazzo, sono loro i veri privilegiati, dammi retta, a me mi è venuto il singhiozzo con tutte queste preoccupazioni. Detto questo, il dibattito non si è mai aperto, sta cosa pazzerella l'avevamo archiviata, quindi tutto questo è tutto un pur parler. Ma sti cazzi, mo arriva il 2021 e si porta via tutto, perché tanto l'importante è non cambiare il modo in cui campiamo, no, l'importante è comprare un altro calendario, perché era proprio quel numero là 2020 il problema, ma meno male che l'avevamo scavallato. E infatti il 2021 sta là dietro la porta da 6 mesi con attacchi dei panni, con l'iperventilazione. Ma che cazzo volete da me? Ma che mi state a collare? Ma che mo devo risolvere tutto io? A merda, mi state a far venire l'ansia alla prestazione.